mattina, io mi sono appena svegliata, penso che si veda dalla faccia, e sto per andare a fare colazione. Per colazione io ormai mi sono abituata a mangiare pancake, che mi avete sempre chiesto quale fosse la ricetta. Allora, io ho fatto un video dove vi faccio vedere in davvero 3 minuti la ricetta del pancake mele cannella. Se voi a quella ricetta togliete la cannella e cambiate frutta, potete adattarla a qualunque gusto. Quindi io uso come base le 3 farine, lo yogurt, la purea di mela e l'albume, e poi aggiungo un frutto a piacere in base anche alla stagionalità della frutta. Vi devo dire una cosa molto importante che ho notato, però devo fare una piccola premessa. Voi sapete che io collaboro con MyProtein e però non sono quella che cerca di spingervi i prodotti. Io vi faccio vedere una ricetta con i loro prodotti, però comunque è una ricetta adattabile o riproponibile da parte vostra con farina di qualunque brand. Solo che ho notato che in realtà la mia ricetta con le mie quantità e le mie proporzioni funziona solo con le farine di MyProtein. 2 volte che sono stata dalla Vale e ho fatto il mio pancake con le mie proporzioni usando le sue farine diverse, l'impasto mi è venuto troppo liquido e non ha funzionato. Infatti ho dovuto fare i mini pancake. Questo probabilmente perché ogni farina ha una consistenza diversa e a quanto pare la farina di cocco di MyProtein non è la stessa della farina di cocco di qualunque altro brand. Quindi mi dispiace un po' dirvelo, però se volete riproporre o rifare il mio pancake esattamente come lo faccio io, purtroppo avrete bisogno esattamente di quei prodotti. La ricetta è valida, funziona, e se voi non volete utilizzare quei prodotti, basta soltanto che non vi fidate alla cieca delle mie quantità, delle mie dosi, ma controllate la consistenza pian piano. E poi, come sapete, farcisco il mio pancake con del burro di mandorle, che è il mio preferito. Però per qualunque burro di frutta secca, mi raccomando di mescolarlo sempre prima dell'utilizzo, perché quando rimane lì, magari anche soltanto un giorno, l'olio contenuto all'interno del burro di mandorle si separa dalla frutta secca. Quindi se voi prendete soltanto la parte superiore, essenzialmente prendete solo l'olio. Quindi è molto molto importante mescolarlo sempre. E questo è soprattutto importante all'inizio, quando aprite il barattolo, perché quando aprite il barattolo sono proprio 2 cose separate. Invece man mano utilizzandolo poi è più facile. Dal mercato e con 16 euro ho fatto la spesa bellissima. Un avocado quasi pronto, una zucca, e ragazzi questa è super castagnosa, cioè si vede dal colore. Io ve lo giuro, sono qui a Milano da una settimana e ho acquistato delle zucche anche al supermercato. Non mangiavo delle zucche così buone da anni. Zucchine, tante zucchine, e caramelle, caramelle. E poi il pezzo forte, un'orata presa direttamente, vabbè non ve la tiro fuori, al banco del pesce. Vi giuro, avere il mercato sotto casa mi fa sentire come quando abitavo a Padova, ed è una cosa che mi è mancata tantissimo quando stavo a Piacenza, perché proprio sceglierti la frutta e la verdura, vederla sporca, vederla diversa. Quando mai vi capita all'Esselunga di vedere 2 zucchine diverse? No, sono tutte uguali, tutte ripulite. Questa, oh, fantastica. Caramelle. Tanto la mamma non c'è. Oh, ah già. E le cipolle. Cipolla. Mi sono dimenticata di farvi vedere il pezzo forte che ho preso per pranzo, che sono delle seppioline. Per pranzo quindi mi faccio una pasta al sugo di seppia, pomodoro e bietacosta. Uso la bietacosta perché è una verdura che è un po' amarognola e quindi secondo me ci sta. Taglio a striscioline le seppie,
mentre lascio i ciuffetti così come sono interi e le faccio sbollentare insieme alla bietacosta quando questa però è a metà cottura. Poi aggiungo la passata di pomodoro e lascio rapprendere il sugo. Se vedo che il pomodoro si rapprende troppo velocemente, aggiungo un pochino di acqua di cottura della pasta. Quindi a parte cucino la pasta, la scolo e faccio saltare il tutto in padella in modo da amalgamare tutti i sapori. In piatto aggiungo un filo di olio, questo è quello biologico che mi avete visto aprire nell'ultimo unboxing, sale, pepe e mangio. Per merenda mangio uno dei biscotti mandorle fichi che ho preparato l'altro giorno. Qui ricetta, secondo me, è migliorabile perché secondo me manca una parte acidula che si potrebbe inserire mettendo nell'impasto invece che i fichi delle albicocche disidratate, ad esempio. Comunque io ve l'ho filmata, adesso ve la faccio vedere e voi sentitevi liberi di copiarla e migliorarla e condividere con me e con gli altri i miglioramenti. Grazie! Questa sera non ho voglia di spadellare, quindi userò solamente il forno, visto che adesso ce l'ho, vi giuro, 2 anni senza forno, adesso che lo sto utilizzando davvero tantissimo, non so come ho fatto. Quindi, orata al cartoccio, zucca e gallette. Allora, prima faccio un trito di cipolla, abbastanza grossolano, ora non è che si sta a guardare il dettaglio. Poi a questo trito aggiungo delle spezie come la noce moscata e del pepe. Mescolo un po' così che prende il gusto. Potete aggiungere quello che volete, anche l'aglio, qualunque cosa, io non ce l'ho. Allora, questa è un'orata pulita, cioè gli hanno tolto l'interiora. Io ho soltanto chiesto di lavarmela e pulirmela. E adesso prendo il trito che ho preparato qua e glielo metto nella pancia. Io vi consiglio, se ce l'avete, di aggiungere anche una fettina di limone. Io non ce l'ho, quindi aggiungerò un goccio di limone in bottiglietta. Basta ragazzi, si chiude e l'orata è pronta per andare in forno. A parte metto la zucca e metto in forno statico a 200 gradi per circa 20 minuti. 0 padelle sporcate e io nel frattempo ho il tempo per andare a farmi la doccia, a farmi tutto. L'unica cosa che a me di questa cena non soddisfa molto è il fatto che non so come introdurre la fonte di carboidrati. E infatti mangerò delle gallette, però... gallette... non avendo il pane, cosa che se non siete celiaci vi consiglio di mangiare insieme all'orata. E questo mi succede spesso quando ho delle fonti proteiche intere, non so spiegarmi. Ad esempio quando ho la bistecca, quando ho il pesce intero, a meno che io non mi faccia le patate, cosa che non ho acquistato, quindi
ci sarebbe stata bene. Avendo solo le gallette è un po' bruttino, però vabbè, ci si arrangia. L'importante è che sia gustoso il pesce e la zucca. Dopo 20 minuti l'orata dovrebbe essere pronta e si controlla guardando l'occhio, che è diventato bianco, e aprendola un attimo. Se la pelle si apre molto facilmente, se qui rimane un po' rossiccio e non si stacca bene la polpa dall'osso, allora lasciatela dentro perché non è cotta. Ma come vedete questa era abbastanza grande e in 20 minuti era pronta. E soprattutto se è cotta, la pelle si stacca subito, così. Madonna che bestia che ho preso. Ok, prima di chiudere davvero, due cose. Una, la parte più buona dell'orata è la guancia. Lo so, può fare schifo, però davvero. Qui non tutti sanno che l'orata ha un pezzettino di polpa. Questa, ragazzi, è buonissima. Comunque, siccome effettivamente questa orata era davvero grande, mi lascio questo quarto di pesce per il pranzo di domani. Ci faccio una pasta. Ora davvero vi saluto, adios!